a tutti e bentornati qua. Oggi finalmente, dopo tanti, direi più di 4 settimane, monteremo l'uscita numero 140 della macchina del ritorno futuro. Allora, voglio fare vedere un po' il libro che non vi ho fatto mai vedere, visto il fatto che abbiamo perso meno tempo aprendo la frustata con tutti i componenti. Allora, per fare una cosa nuova, vedete, qua ci sono tutti, vi fa vedere tutti i componenti, forse all'inizio, e vi facevo vedere tutti i componenti del nostro circuito elettrico. Si monterà i componenti del circuito elettrico del 1935, una roba del genere. Prima ho incollato due pezzi perché si erano staccati, cioè un pezzo, e poi si continuerà i circuiti del tempo. Il risultato finale sarà questo, quindi andrà avanti con questo, eccetera. Poi qua c'è la storia, si parla di Zemeckis in TV, io l'ho già letto, molto bello. E la pizza reidratata, non so se avete visto il film nel secondo, mi pare che fanno vedere la pizza che nel microonde praticamente cosa succede, diventa più grande magari, non c'è ancora un forno che fa così. Nella prossima uscita vi fanno vedere anche la prossima uscita, la traversina, quindi si continua con i binari del treno lì. E io ho tutto lo spazio per metterlo, metto in una mensola che ci sta e iniziamo il montaggio. Scusate, ok. Allora, scatola di circuiti del tempo e vediamo. Ok, quindi dobbiamo prendere per iniziare questo pezzo qua, 140 di contrassegnato, ci sono dei pezzi contrassegnati. Questo è il forellino, quindi non dovete mettere questo, ma dovete incastrare questo nel perno qua. Vedete? C'è un pernicino che questo è 140E e dovete metterlo praticamente, vedete l'ingranaggio perfetto, incastrandolo semplicemente così. Adesso non fate nient'altro e prendiamo questa scatola qua, diciamo che è una scatola in plastica sempre. Ok, e dobbiamo inserire il perno, questo qua, questo, ok? E praticamente qua, in questo forellino qua, vi faccio vedere meglio, questo qua. Ok, perfetto. Semplicemente incastrandolo così. Dopo dobbiamo avvitare con una vite a P. Esatto. Quindi vediamo se ce l'ho una vite a P. Scusate. Prenderò anche un uovo a tre piedi per fare meglio i video. Consigliatemi voi qualcosa, scrivetemi in privato magari. Magari su Instagram scrivetemi. È uscito un pezzettino che dopo devo mettere. È un po' lungo il passaggio, però di farcela. Cioè, il passaggio. Scrivetemi veramente tante. Ok. Ok, prendiamo due viti, no, una vite, io ne ho prese due, papà, dai, fa lo stesso. E giriamo, io uso il cacciavite del camion Ferrari Trasporto, a volte uso quello di Kit, dipende, dipende. Questo è almeno migliore, cioè diciamo che il migliore è quello di Kit, però io uso questo. Vedete il buco qua in fondo? Adesso magari ingrandisco. Dai. Dovete premere la vite, ecco, esce, niente. Tentativo 1 fallito. Dobbiamo velocizzarsi perché in questi passaggi devi essere straveloce. Eh sì, che se non sei veloce qua, dopo, ok, tieni. Scusate.
Scusate, mi cade ogni tanto il telefono perché questo treppiedi qua è una roba tremenda. Lo devo mettere dritto, scusate, il computer. Ah sì, si è staccato tutto. Allora, rimettiamo qua. Rimettiamo in questo buco. State attenti alla telecamera, mi raccomando. Prendiamo la vite. Ah, ma allora. Va. No, perché deve andare a fissare anche il buco. Qua. C'è un macello per quello, perché. Come mai non entra più? Ah, non lo so. Ah, ecco perché è questo. Ok. Oh, ma dai. O lo faccio a parte questo qua perché veramente mi ha già rotto. Allora, proviamo a tenere tutto adesso. Scusate se non vi faccio vedere. Aspettate, scusate. Ma vai. Allora. Oh, ce l'ho fatta forse. Oh, ce l'ho fatta finalmente. Stringete fino in fondo, fino al massimo. E questo è il risultato. La vite va qua, come vi ho fatto vedere prima. Ok, andiamo avanti. Scusate se ci ho messo un po', ma. Ok, facilissimo. Prendiamo questo pezzo e lo inseriamo nella fessura qua. Vedete? Semplicemente. Ok, quindi adesso fissiamo con una vite a P anche questo. Allora, una vite a P, sempre vediamo il sacchettino. Ah, ce l'ho già a portata di mano, perfetto, che l'avevo preso due prima, esatto. Ok, quindi tenete, vedete il buco? Qua c'è un buco che praticamente sono minuscoli dettagli, però vanno. È plastica, quindi se mi vedete fino in fondo, però state attenti. Ok, stretto, perfetto, è qua. Era qua la vite, perfetto. Andiamo avanti. Sono tutti piccoli passaggi che perdirà di tempo, ma alla fine sono magari. Ecco, questo dovrebbe essere una cosa del contachilometri, una roba del tempo. Comunque, questo si incastra qua, mi dice. Esatto. Questo ad incastro. Io l'ho messo alla rovescio, mi sa. Ma perché qua non fanno vedere. Vi faccio vedere una cosa. Allora, questo è un tappo praticamente. Vedete? Lo dovete mettere semplicemente incastrandolo così, dritto. Vedete? Perché semplicemente qua fanno vedere solo la figura gialla e non vi fa vedere. L'unica cosa che fa schifo, cioè l'unica, diciamo che ha molti difetti questa macchina, e una delle tante è questa. Comunque vi mostrerò tutti i difetti che avrà alla fine di questa macchina qua, proprio tutta. Allora, adesso dobbiamo prendere 140C e dobbiamo metterne fuori del 140A, questo pezzettino che è un contachilometro, anche questo, da quello che capisco. Bisogna girare il passo e dovete mettere in questi due buchini. Qua non si vede perché ho sbagliato qualcosa, non credo. No. No, non ho sbagliato niente. Comunque c'è un buco. Vi faccio vedere bene. Un pernino piccolo e un pernino grande. Voi dovete mettere prima il pernino. Attenzione a non spaccare niente. Quindi. Scusate, ma. Mi cade sempre.
e spingete. Mi raccomando, state attentissimi. Ho già piegato qualcosa qua. Non va bene. Ecco, piano piano. Ok, è al solo senso questo, quindi non potete sbagliare. Ok, adesso posizioniamo all'interno della scatola di circuiti che abbiamo montato nelle volte precedenti. Vedete il risultato? Io ho incollato questo pezzo perché non ci stavo, sennò. Sono dei bicchierini che io chiamo bicchierini, però sembra un motorino questo, però non voglio dire una cretinata. E dovete metterlo in questi due perni, ok? Quindi controllate quando lo mettete che sta in questi due perni appoggiato. Perfetto, ci sta. E quindi dall'altro lato della scatola dei circuiti temporali fissiamo le due parti con due viti AP sempre, se le trovo. Se no, uno sbandano di sacchettini di AP. Non molto lungo il video. Diciamo che adesso diventa la parte più difficile perché dobbiamo mettere dei cavi. Come nel motore, non so se avete visto, e io l'ho fatto, poi dopo l'ho incollato i passi, vi avevo dato anche uno a fuoco, l'accendino. Ah no, non ve l'avevo fatto vedere il motore è un macello, comunque ve lo farò vedere adesso negli arretrati, quando, perché lo dovrò ricomprare, perché dopo vi spiego tutta la storia e tutto. Allora, qua è una vite che va a P, quindi stringete fino in fondo. Mi raccomando, state attenti, non spaccate niente. Ok, andate fino in fondo. E qua l'altra, che qua stringete. Ok, fine in fondo, perfetto. Diciamo che qua ancora un po' non si deve muovere, diciamo. Si muove ancora un po', va là. Ok, mettiamo via questa vite. E adesso dobbiamo inserire i cavi, come ho detto. Quindi uno dei cavi, quindi prendete, sono tutti uguali, mi sa, cavi, sono lunghi uguali. Dobbiamo inserirlo praticamente, vi faccio vedere, nel buchino, questo qua minuscolo, questo qua. Con molta precisione dovete avere, dovete inserirlo per bene. Ok, piegatelo come volete, ma magari io vi consiglio di metterci anche un goccio di colla. E dobbiamo unirlo qua, mi sa. Ok, qua è solo incastrato. Ok, nel secondo bocchino. Però fammi capire una cosa. Fatemi capire una cosa. Ah, ok. Ho capito. Po' delicato. Dopo magari vi faccio vedere. Magari aiutatevi voi con delle pinzette, perché io faccio tutto a mano, che sono bravo, diciamo che ho molta pazienza, quindi riesco piano piano a inserirlo, ma ci vuole più tempo che con le pinzette che ci mettete. Però ma io non mi trovo comodo, quindi uso le dita. Ah, ok. Ah, ok. Capito tutto. E chiuso qua. Si sono sbagliati qua. Quindi io lo devo mettere qua. Dai, entra. Caspita. Ok,
Oh mamma mia, che fatica, non vi dico. Ah, ce l'ho fatta anche dall'altra parte, allora non si era sbagliato. Vedete, dovete mettere tubi lì. Adesso ci vorrà un bel po' di pazienza, quindi. Ok. Se avrai la velocità nel video, allora metterai la velocità massima. Ok, l'altro tubo che vi faccio vedere va qua, in questi due buchini qua, e quello d'astro, mettiamo in fondo un po'. Ok, lo piegate come volete e poi anche qua la stessa cosa in un altro tubo. Diciamo che è quello dopo che precede, quindi vi faccio vedere anche questo dopo. Basta che non si stacca niente. Ah, però attenzione, io l'ho sbagliato questo qua. Ah no, qua va. Ah, ecco, mi è sembrato. Ok, niente, come non detto, dopo vi faccio vedere meglio dove vanno tutti i tubi. Non facciamo storie. Questo va qua. Che si sono sbagliati dal disegno. Dicono da una parte. Ecco, mi sono sbagliato. No, 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 andava bene. Che il secondo va qua. Ok. Metteteci un goccio di colla, vi lo consiglio. Dopo io la metto magari. Fine. Perché sennò adesso impasticcio tutte. Ok, il terzo da quello che capite. Io non ho capito se va in mezzo. No, va nel tubo, va nel buco. Ok. Ok, il terzo tubo. E poi non è finita qua come passaggio, perché mi sa. Ce ne abbiamo fino a 21. Sono al passaggio numero 12. Cerco di velocizzarmi perché fra un po' vorrei smettere. Il terzo tubo va praticamente nell'altro e quello a sinistra, nel buco qua a sinistra. Sono facili da mettere per fortuna. Secondo me questi sono i tubi che fanno andare la batteria e fanno partire tutto nel tempo. Ok, quello è andato. Dopo io lo metto a posto. Facciamo una roba del genere. Ok, stai lì. Ma dai, entra. Okay, è una roba pazzesca. Cioè, sono troppo uscite, cavolo. Sono 158. 159, to. Come modellino, diciamo che ha molti difetti. Però, bella perché dopo andrà tutto. Solo che diciamo che sono troppe troppe uscite. Cioè, non ho mai visto una collezione così lunga. È la prima che vedo.